Amici del giornale del cibo, sono venuto a fare il turista per cibo in Franciacorta e mi trovo nella cantina Villa Crespi dei Fratelli Muratori. Qui sono venuto a parlare di cosa? Ma di Franciacorta, con un enologo che la sa lunga su Franciacorta, Francesco Iacono. Francesco, cos'è Franciacorta? Cos'è la Franciacorta? La Franciacorta è veramente piccola. Si situa tra due province che sono quella di Brescia e quella di Bergamo, al di sotto del lago d'Iseo, quindi è molto facile da localizzare. In una delle zone più industriose d'Italia c'è questa area di agricoltura rurale proprio, Ma che significa dove Franciacorta? Francia piccola, la Francia corta, Francia Francia piccola, la c'entra? Francia non c'entra niente, qualcheduno la leggenda vorrebbe che c'entri la Francia. Ci troviamo questo bellissimo nome, che anche da un punto di vista del commerciale è stato utilizzato, ma il suo significato sarebbe una zona franca dove praticamente le tasse all'epoca, si parla del tardo medioevo, erano pochissime. Torniamo al vino, torniamo a Esatto. Franciacorta, che non vedo l'ora di aprire. Dai. Sono 2000 ettari di viticoltura che sono destinati praticamente per il 50% a un metodo classico. È la zona, la Franciacorta oggi, considerata la zona dello spumante per eccellenza in Italia, rifermentato in bottiglia. Attenzione, quando si parla di Franciacorta si parla di vino rifermentato in bottiglia, al contrario di quelli rifermentati in autoclave. Quindi è uno spumante, consideriamo di alta qualità, che è stato insignito della DOCG verso negli anni 90. DOCG vuol dire denominazione di origine controllata e garantita, e che vuol dire questo è il primo spumante metodo classico italiano con questa menzione, che è una garanzia per tutti i consumatori. Produciamo circa 10 milioni di bottiglie attualmente, che per l'80% sono distribuite sul territorio italiano. Gli italiani sono i migliori bevitori di Franciacorta. Ma Franciacorta è o non è un parente, non voglio dire povero, ma italiano dello Champagne? È un parente italiano sicuramente, perché come le varietà sulle quali si basa il Franciacorta sono le stesse di quelle dello Champagne, quindi Chardonnay e Pinot Nero in grande, con maggiore preponderanza. Quindi le cultivar sono uguali? Le varietà, esatto, le cultivar sono identiche, il metodo di produzione è identico, quindi rifermentate in bottiglia. Che cos'è che lo differenzia? È l'ambiente, perché se consideriamo che la Champagne si trova nel nord della Francia, quindi con un clima freddo, d'inverno si Qui arriva, caldo non fa, non fa caldo, ma non arriviamo ai meno 15 eh? e non arriviamo nemmeno al clima continentale francese. Qui abbiamo un clima fondamentalmente, soprattutto diciamo mite, quindi non andiamo mai sotto i 3 gradi sotto lo zero, non andiamo mai sopra i 30 gradi d'estate. Vuol dire che queste varietà naturalmente arrivano alla loro maturazione ottimale. Quindi, se posso dire una differenza che sostanziale tra Champagne e Franciacorta, che il Franciacorta tendenzialmente può essere più un vino della terra, dove la varietà, il gusto del vino possa emergere, perché le nostre uve maturano, i nostri vini non sono mai acidissimi come anche qualitativamente apprezzati sono quelli dello Champagne. I nostri sono vini morbidi, vini gradevoli, che al palato e anche al naso sono, Quindi un diciamo, po' più adatti a noi che siamo un po' meno acidi dei esatto, francesi. è quello che volevo dire. Ecco. Noi vogliamo calore, noi dai vini che cosa cerchiamo? Cerchiamo anche un po' di passione, non tecnologia. E costa meno? No, Ah, questo, ecco. questo sarebbe troppo bello, no? Avere, come dicono, la moglie piena, la botte piena e la moglie ubriaca. No, è tutta una questione di rapporto, di qualità-prezzo. E chiaramente è un prodotto che considerate che in cantina, prima di entrare in commercio, almeno si aspetta 3 anni. E non viene segnato anche sull'etichetta, perché 3 anni è considerato il tempo minimo per renderlo maturo. Quindi è evidente che per un vino che sta in cantina 3 anni bisogna fare un minimo di sforzo anche con le nostre tasche, però vi assicuro che il risultato lo merita. Martino, turista per cibo in Franciacorta con Francesco Iacono.